Buonasera a tutti, eccoci qua ad Assassin's Creed Origins. Volevo fare questo video, visto che ho ottenuto il carapace di Selkis, cioè l'armatura dello scorpione. Infatti c'è anche il simbolo di qui, bellissima, veramente molto bella, guarda, coperta come un Tuareg, con questi riflessi orati grigi. Ecco, livello 55, già fatto un po' di volte, siamo nel deserto. Ci vogliamo affrettare. Aspettate perché siamo nel deserto, però. Intanto chiamiamo il nostro amico. Ah, guarda, con l'arma di Anubi, con la spada di Anubi d'oro. Così, ah, ma così è giocare Assassin's Creed Origins con questa armatura col carapace dello scorpione. Veramente una manna. Beh, eccolo qua. Con il cavallo di Anubi, ancora molto più bello. Allora, qui siamo in pieno deserto. In pieno deserto di notte, oltretutto. Cioè non ci sono né miraggi né niente. Allora, andiamo a ripulire quell'accampamento. Facciamo vedere le abilità assassino del nostro Bayek a livello 55, super mega attrezzato. Come dire, ecco. Con l'abilità. Non le ho sbloccate tutte, che queste a me non mi interessano, quelle che ce l'ho già il coso, 4 cacciatore, 4 veggente, 23 volte maestria guerriero, perciò fa veramente molto male, e ha anche tutto a pagadato, ovviamente, la macellata, la ferretta, il guanto stabilizzatore, il parabraccio, il pettorale e la borsa degli attrezzi, perciò picchia come un fabbro ferraio. Allora, intanto ci comportiamo ormai da veri occulti, non più, non siamo più, se stavo dicendo Mistios, dice, non siamo più Magi. Ecco, qui qualcuno già che vuole vedere. Ah, non è un problema, facciamo così, assassino, ciao, questo è il primo. Lo voglio fare prima che ritorni giorno. Intanto prepariamo la trappola. Così almeno chi viene a raccogliere muore. C'è la balestra, ma non mi piace. E niente, hai avuto un colpo di sole. Bravissimo. Oh, grandissima azione. Al massimo. Va bene, va bene, va bene. Adesso facciamo il tipico uccisione da Assassin's Creed. No, no, niente, niente, non è successo nulla. È solo sparita una persona dentro un carretto, ma lui non se ne accorge. Ehi, cosa? Ehi, cosa? E ovviamente facciamo il giro. Vabbè, due dai. Vabbè, questo è già andato via. Ok. Lui vorrebbe andare ad avvertire gli altri. Che vogliamo, che ma lo lasciamo fare. Non vai a avvertire i tuoi amici? Esatto, bravo. Sei un bastardo e un codardo. Chi sono bastardo, è vero. Codardo un po' meno. Ma ne era rimasto uno. E ne era rimasto uno, perciò qua.
visto che c'ho il carapace di Selkis dello scorpione. Ah, meraviglia. E di fronte a noi, come si dice, ecco qua, il deserto. Senu, vai a fare vedere un pochettino il deserto. Ah, bellissimo. Ma no, è meraviglioso questo outfit dello scorpione. Sotto la luna. Già l'avevo ammazzati. Santo cielo. Ok, ci facciamo un po' male. Beh, questo non è Alexios. Aiuto ai civili, ma certamente. Vieni via, va. Andiamo anche. Ok. Intanto questo l'abbiamo fatto e non abbiamo nessunissimo tipo di problema. Visto che è ancora notte, andiamo a vedere che cosa c'è in questo punto interrogativo. Visto che questo è il DLC La Maledizione dei Faraoni, io ho finito tutto il gioco, però si tratta solo di limarlo, ecco, in alcuni passaggi. Già ho fatto gli al di là, già ho picchiato selvaggiamente gli altri faraoni. Naturalmente non spoilerò nulla per chi non l'ha ancora fatto. Copoli Tebana è soltanto un assaggio del gameplay di questo bellissimo gioco di Ubisoft, che ha ripreso poi con Odyssey Origin, ha qualcosa in più. Per quanto riguarda i paesaggi o la trama, ha qualcosa in più, anche se Odyssey effettivamente è bello. Arrampichiamoci come neanche Manolo al tempo d'oro avrebbe fatto. Luogo scoperto, nascondiglio della cava perduta. Allora. Quanta bella gente! Ah, siccome non è Alexios, devo vedere se c'è qualcosa che... Scendiamo normalmente. Oddio, è da vertigine. Ma noi caliamo come gli scorpioni. Ormai abbiamo l'outfit da scorpione. Allora, tanto quello è il primo che parte. Oh, che bravo! Ma proprio bravissimo. Piscione, senti tu, bravo, ma manco te la faccio finire, perché sono stronzo, è vero. Parecchi dormono, intanto ovviamente giriamo. Cosa? Sì, vabbè, pensavo di farla franca, invece non gliel'ho fatta. Ecco, adesso non hanno visto più niente. Paura delle altezze.
Sì. Salve. Ehi. Ehi. Vedi che ci sono due cadaveri, ma non ti viene in mente qualcosa di strano? No. Ehi, cosa? Devi morire! Cristallo di carbonio che non so cosa farmene più. Logo completato. Ciucci. Bello ammazzarli così. Ah beh, questo l'abbiamo fatto. Allora, logo completato. Questo logo completato. Il deserto l'abbiamo praticamente fatto tutto. No, questo non sono io. Oh, questo è il mio. Ah, questo è quando dicevo l'outfit. Abbiamo preso l'outfit con seguaci di Amon. Di Amon. Oh, bello. Sì, è bello. Fa troppo faraone, fa troppo mummia, per dire. Sinceramente a me l'outfit questo qui da... con carapace di Selkis, con l'armatura da scorpione, è molto più bello. Accidenti. Veramente molto bello. L'impulso l'abbiamo dato, questo non c'è, quest'altro non c'è. Questo che è attrezzi sommersi. Questo cos'era? Ah, questo era... Ancora io non l'ho finito. Signori miei. La mia immagine che avevo fatto l'altro giorno nel deserto, la limbrunina nel deserto, ma bellissima. Bellissima, grazie per questi 7 mi piace. Non importa quanti sono, cosa tutto quanto, ma sono... fanno sempre comodo, fanno sempre piacere, insomma, che queste immagini vi possano piacere. Niente, e l'unica adesso... che cosa c'è? Qui. Questo che cosa ha fatto? Per vedere dove siamo. Ah, vabbè, qui ancora costeggiamo il monte. Questo a noi non ci interessa. È l'unico modo, ecco. Poi tanto ci saranno eliminare il disturbo, un pesce fuor d'acqua. Casomai facciamo così. Andiamo a fare la sincronizzazione in quel punto d'osservazione. Chiamiamo il nostro... il cavallo di Anubi. Mettiamo il GPS, fa tutto da solo. Devo soltanto guidarlo, perché dopo ci parte da solo. Il deserto di notte è qualcosa di meravigliosamente bello. Di giorno ti spacca, ma di notte è una bellezza artistica questo gioco che è impressionante. È una bellezza artistica che è impressionante. Oh, il deserto così è qualcosa di fenomenale. Nomo di Yebu. Ok, siamo in pieno deserto. Se fosse stato giorno già eravamo cotti. Allora, fermi. Sì. Non ci interessa. Oh, calma. Vediamo questo punto di osservazione dove ci lascia. Mamma mia.
nostro compagno caduto. No. Oh! Sincronizziamoci. Vediamo il relativo video. Abbiamo il deserto dietro di noi e l'acqua davanti a noi, perciò siamo a posto. Meraviglia. Meraviglia veramente. 500 cose. Vediamo un attimino per l'attrezzatura. Ma è tutto a livello 55. Abbiamo preso tutta questa roba di qui. Qual è il problema? Abiti 2. Per quale motivo? Qual è stato il nuovo abito? Ah sì, vabbè, queste le ricompense, l'abito di Altair e l'abito di Ezio Auditore, che ce l'ho anche sull'Odissei, ma non metterò mai, perché sinceramente non ha assolutamente senso farlo. Questo sinceramente è l'outfit più bello che abbia trovato, questo da Scorpione, veramente molto bello, col carapace di Selkis. Ne sbloccheremo altri sicuramente. Intanto abbiamo fatto la sincronizzazione e per adesso l'unica cosa da vedere, ecco, abbiamo ancora questi punti interrogativi da svelare. Tanto il gioco è già fatto, abbiamo anche altre missioni, ma queste sono già fatte, non ci interessa, tanto noi siamo già appagati al massimo. Si tratta solo di finire Tebe, tanto ormai la maledizione del faraone le abbiamo sigillate. Non adesso è andato nell'aldilà, scusate. E si è andato nell'Aten, il regno di Akhenaton. Poi saprete, lo farete tutto. Vabbè, intanto possiamo fare questo e poi smettiamo il video. Allora, quello vediamo subito. Ah sì, vabbè, non è Alexios, mi devo ricordare sempre. Uno si ammazza, infatti adesso mi spaccherò le gambe, ecco. Bellissimo questo scudo a forma di ala con l'Ankhat disegnato, con l'Ankhat disegnato, il simbolo della vita, mentre noi siamo dispensatori di morte. Questo lo possiamo fare però. Il nostro compagno è caduto. Oh poverino. Quello... Vabbè, un puma che prenderà di santa ragione. Ecco qua. Ah, non ce lo dà neanche. Bene. E ho pazienza, amico mio. Non ti devo dire. Non mi fa vendicare. Villa dei papiri. Allora, dorme, tesoro. Questo non ce ne fotte niente. Allora, intanto, infastidisci. Intanto, quello è il primo che parte. Resta lì. Va bene, tranquillo. Vieni qua. Che succede qui? Ma niente. Oh! Salve. Oh, abbiamo dato fuoco alla freccia. Perché siamo vandali.
Perché era giusto per far vedere che siamo vandali. Sì, villa dei papiri. Oh, boh, mi sa che avevo fatto qualche danno bello grosso. Oh, cavolo. Ma che è? Ma basta! La villa dei papiri. Vabbè, non è che ci ha portato via particolari. Dai, facciamo quest'ultima, poi dai, facciamo vedere quest'ultima, poi basta, perché alla fine. Via. Attacco dei predatori. Ah, ma qui è pieno di robaccia. Dov'è? Eccolo. Ah, ma non mi interessate voi. Oh, qui siamo. Oh, bravissimo. Resta dove sei. Posto di guardia di Siene. Non ti preoccupare. Bene. Intanto quello che dorme, se ci riusciamo, gli diamo la pace eterna. No. Tocca farla diversamente, via. Quello piscia. Salve. Ma che cosa? Questo. Ehi, resta. Sì, non sono particolarmente intelligenti. Ehi, cosa? Facciamo vedere un po' di combattimento, va. Fatti ammazzare! Ah!
Oh, e basta. Distraete i nemici mentre mi muovo. No. Prendiamoci un po' di energia, va. Sì, sì. Madonna, che spadata che si è preso questo. Via, via. Aia, aia. La pagherete per tutto il male. Cioè, il mio cavallo libero e indisturbato. Ma voglio quei cammelli. Cavallino, e ce ne andiamo via. Questa sarà la mia prossima meta. Ecco, piano piano finiamo tutto. Tanto ormai abbiamo fatto tutto, anche la Valle di Re. Abbiamo fatto tutti gli oltretomba, la Duat, eccetera eccetera. E niente, al prossimo video. Da Bayek, eccolo qua, scendiamo, tanto ormai siamo all'imbrunire, il sole arriverà a cuocere tutto e noi i nostri danni li abbiamo fatti. Al prossimo video, arrivederci a tutti.